Questa sera torna il Consiglio Comunale a Capo d'Orlando. Sono 12 i punti scritti all'ordine del giorno, tra cui le proposte per sostenere le attività commerciali e produttive in crisi e la surroga del consigliere comunale dimissionario Fabio Colombo, che è stato nominato assessore. Al suo posto in consiglio, la giovane Anna Rachele Capolingua. Sicuramente sarà un'esperienza molto costruttiva e spero davvero di poter mettermi totalmente a servizio della comunità, come ho cercato di fare anche da cittadina, e spero di poter portare qualcosa che faccia crescere la nostra comunità, il nostro paese, al netto delle mie competenze. Allora, prima di tutto la mia idea è quella di enfatizzare il progetto di gemellaggio con Calver City. Mi ero occupata di questo anche prima e adesso cerchiamo di dare un po' una spinta alla crescita di questo progetto. Sappiamo bene che la situazione in questo momento tra coronavirus e tutto quello che sta succedendo in America non è semplicissima, ma ci sono tanti modi per costruire amicizie anche senza spostarsi fisicamente ed è su quello che... Ed è proprio su quello che vorrei puntare. Un gruppo molto affiatato, composto da donne davvero competenti e quindi non vedo l'ora di mettermi in gioco e iniziare questa avventura con loro. Sicuramente non me lo aspettavo, però sono sempre pronta a mettermi a disposizione del mio paese e lo farò anche stavolta.